Bentrovati e buona estate. E in questa giornata calda, afosa, assolata, voglio raggiungervi con una ventata di freschezza, la freschezza di Etty Hillesum e del suo diario. È un esempio di vita veramente grandioso, una lezione di vita di una ragazza di soli 27 anni. Un'ebrea che poi vive il campo di concentramento e che in questi diari illustra la vita precedente, quando ancora è nell'attesa, nell'aspettativa e ci offre col suo esempio di vita una lezione che è una lezione di forza, di amore profondo per la vita, un amore universale. E un grandissimo amore che parte da se stessa. Non è la realtà, per quanto agghiacciante, che della guerra, della prigionia, del campo di concentramento, che le toglie forza, identità, energia o che la domina o che l'imprigiona, ma al di là di quel filo spinato, lei coglie sempre l'amore, la bellezza, la forza e l'energia, e quindi è lei a dominare la guerra, non a essere dominata da questa esperienza. È un po' quello che dovremmo cercare di fare tutti nel nostro piccolo, con le nostre gioie e i nostri dolori. La vita può essere sorridente, può sorriderci, può portarci a far piangere e a contattare il nostro dolore, ma è sempre vita e quindi amore per essa. E viverla appieno, in modo intenso, assumendosi tutte le responsabilità che essa comporta verso se stessi prima di tutto e quindi con dignità, con il stare sempre a contatto con noi, al non vivere mai a risparmio energetico, come lei stessa ci dirà in alcune pagine, quando comincia a pianificare non di fuggire dal campo di concentramento, non di supplicare per andarsene via. Ma il suo unico desiderio è quello di riuscire a portarsi con sé o a comunque a leggere le elegie di Rilke, che lei ama tantissimo perché teme di non riuscire in questa vita a goderle. Ma a parte questo, il suo pensiero è per gli altri, è come fare, quindi va a curarsi i denti dal dentista, a farsi curare perché pensa, se quando sarò là dovrò aiutare gli altri, aveva piena consapevolezza di quello che le sarebbe capitato. E questi diari non sono per nulla diari edulcorati di un'anima pia, per quanto vi è un senso mistico e religioso molto profondo, un senso del sacro. E qui lei dice, vi voglio leggere a questo proposito, che dice, il mio Dio è un Dio interno, io parlo con me stessa e nel momento in cui parlo con me stessa è come se parlassi con Dio, è quella parte di me più profonda e più ricca in cui riposo e questo è ciò che chiamo Dio. Una bellissima definizione. E il suo mondo, quindi il mondo interiore, non è un mondo né edulcorato né chiuso, dove lei non vuole, non pretende di essere una martire, una donna pia o di vivere una vita di abnegazione e una sciocca via di abnegazione pia e ingenua. Ma emerge quella che è a volte anche proprio un senso di essere centrata, di essere compiuta in quanto tale, un attaccamento alla vita e un'adesione piena ad essa. La vita appunto trascorre ridendo, piangendo, ma è sempre vita e voglio goderne fino in fondo, pienamente, continuare a vivere pienamente, a cogliere l'armonia del tutto in me e negli altri, al di là del filo spinato, ma non facendo finta che non esista, non reprimendo, non illudendomi, con serietà, con impegno.
Questo l'aiuta molto anche la figura del suo compagno, un uomo molto più anziano di lei, aveva 55 anni, questo Speer, questo fondatore di psicochiromanzia, una lettura delle mani, una classificazione delle linee della mano, e aiutava gli altri come? Ponendoli, dice lei, a contatto col proprio dolore. Quindi non facendo finta, questa è un'altra lezione molto importante, che il dolore non sia tale o che possa essere superato in qualche modo, ma accettandolo nelle piccole come nelle grandi cose. Dice: io non mi aspetto mai nulla dal mondo esterno, e quando succede questo è proprio allora che il mondo esterno arriva a me, mi ripaga, finisce per donarmi cose. E di solito le dice: di solito se noi non ci facciamo piegare e non sprechiamo energia, ma neanche viviamo a risparmio, ma cerchiamo di vivere in armonia con il mondo, restituendo e dandoci a esso, e anche vivendo pienamente il momento della tristezza, le dice, ho ancora bisogno di un'ora di tristezza. Lasciando completamente liberi se stessi di viversi e di vivere gli altri. Lei dice: una cosa difficilissima è lasciare libera la persona che si ama di vivere la propria vita. È la cosa più difficile che ci sia, ma lei dice: la sto imparando da lui. E prima di tutto, prima di amare gli altri, prima di lasciare liberi gli altri, bisogna applicare a se stessi questa stessa lezione. E lei dice: la vita mi ha temprato, ma non mi ha indurito e non mi indurirà mai. Affrontare con tutta l'anima, con tutta l'anima, con tutti se stessi, non nascondersi mai. Lei, e ancora la sua forza è tale che dice: se Dio non mi aiuterà, questo Dio interiore, questo senso del sacro che è dentro di lei, sarò io ad aiutare Dio. Vedete? E lei dice: il genere umano, questo dolore di massa, fa sì che l'uomo o si illuda di non essere così addolorato e quindi scaccia il dolore o lo reprime o non lo affronta, oppure il cercare di non sprecare nessuna energia, di risparmiare, di stare a risparmio, mentre accettare questo dolore e ricavarne una forza positiva. Dove la vita pretende, ti pretende, ma nello stesso tempo, se tu a questa pretesa accondiscendi con tutto il tuo essere e in modo consapevole, non da schiava, non piegata, non piagata, ecco che questa forza interiore, diventa sempre maggiore. E quindi fa sì che non si rimanga vinti e avvinti da una situazione che ci prostra, da uno scoramento. Le persone, lei dice, hanno paura di sprecare le loro energie, le forze migliori. Invece, proprio non avendo paura di questo, che si ricava ancora più forza, ancora più energia. E si vive pienamente. E lei dice: bene, accetto questa nuova certezza. Vogliono il nostro totale annientamento. Ora lo so. Quindi lei a un certo punto capisce, prende veramente consapevolezza di questo. Non darò più fastidio con le mie paure, continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia.
la vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuati dal cammino e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto in me, come un unico, potente insieme. E come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio, così per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare. E se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun altro lo farà al mio posto. Continuerà la mia vita dove essa è rimasta. Interrotta, ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima convinzione sino all'ultimo respiro. Ho il dovere di vivere nel modo migliore. Con la massima convinzione, il dovere. Quindi c'è questo senso di responsabilità. È vero, ci portiamo dentro proprio tutto. Dio e il cielo e l'inferno e la terra e la vita e la morte e i secoli, tanti secoli. Uno scenario, una rappresentazione mutevole delle circostanze esteriori. Ma abbiamo tutto in noi stessi. E in queste circostanze non possiamo essere mai così determinanti, perché esisteranno sempre delle circostanze buone e cattive che dovranno essere accettate. Il che non impedisce poi che uno si dedichi a migliorare quelle cattive, però si deve sapere per quali motivi si lotta e si deve cominciare da noi stessi, ogni giorno, da capo. Questi sono passi di una profondità, di una tale lezione di vita, dove veramente vi è il senso profondo che lei e l'amore universale che lei dà a se stessa, alla vita, il valore che dà all'umanità. Ora mi arrendo completamente, già mi vedo partire mercoledì. Su queste gambette vacillanti, una cosa proprio triste. Sono così riconoscente di poter stare coricata qui, di poter essere tranquillamente malata e che mi si voglia curare. Prima devo guarire bene, altrimenti sarò solo un peso per una compagnia. Credo proprio di essere un po' malata, dalla testa ai piedi, stretta in una corazza di debolezza e vertigine. Non devo proprio essere infantile o impaziente. Che fretta ho di condividere tutte le miserie degli altri dietro quel filo spinato? E che cosa sono nelle settimane, in una vita intera? Il mio cranio è stretto in un cerchio di ferro, sul mio capo pesa un'intera città di rovine. Non voglio essere una foglia malata e avvinzita che si stacca dal tronco della comunità. Se vuoi guarire, devi vivere diversamente, devi tacere per giorni interi e rinchiuderti in una camera tua e non lasciare entrare nessuno. È l'unico modo. Contattando se stessi, vivendo intensamente, accettando il riso e il pianto, imparando a piangere e a sorridere, come diceva Hermann Hesse. Bisogna anche accettare i momenti non creativi. Più li si accetta onestamente, più essi passano in fretta. Si deve avere il coraggio di fermarsi, di essere talvolta vuoti e scoraggiati. Il coraggio di non abbandonarsi allo scoramento. Quando esso arriva, lo accettiamo, lo facciamo passare attraverso di noi e poi continuiamo il nostro cammino con nuove energie, sempre coi piedi per terra. Sempre non illudendoci, quella è la realtà, senza illusione ma con il rispetto verso noi stessi, verso la vita, questo bene immenso, universale, che possiamo continuamente scambiare in reciprocità, donandoci. Alla prossima e leggete Etty Hillesum e il suo esempio di vita, i suoi diari. Di ragazza giovane, ma che ha in sé secoli e secoli di saggezza, di forza, di coraggio e di amore.